Buongiorno amici e bentornati nel nostro canale. Oggi vi parliamo della riserva di Siankan e della nostra esperienza. Dovete sapere che la riserva dista circa mezz'ora dal centro di Tulum. Siankan è una vasta riserva di 5.000 ettari che comprende parte della terraferma e parte del mare caraibico, con spiagge di sabbia bianca, piccole baie, mangrovie e una delle barriere coralline più grandi al mondo. Per visitarla si parte da Punta Allen, dove da qua partono delle piccole imbarcazioni. Ma parliamo della nostra esperienza, che ci ha un po' deluso per il rapporto qualità-prezzo. C'erano due tour organizzati che potevamo scegliere, quello di mattina che costava circa 100 euro a testa e il tour giornaliero che comprendeva ovviamente più cose, tra cui lo snorkeling nella barriera corallina, ma aveva un prezzo esagerato. Quindi abbiamo deciso per il primo tour. Partendo dal fatto che la nostra lamentela non si riferisce al trattamento che abbiamo avuto dalla nostra guida molto preparata e gentile e anche dal nostro skipper che ci ha fatto divertire con la sua guida tra le mangrovie. Buongiorno, intanto facciamo gli auguri a Davide, il suo compleanno. Auguri. Aspetta, ti lo fai da solo, ti metti il cappellino. Le cambia lì. Inizialmente eravamo entusiasti perché ci avevano detto che avremmo visto tantissima fauna, tra uccelli tropicali, lamantini e coccodrilli. In realtà abbiamo visto più fauna all'isola di Olbox, poi lo vedremo nei prossimi video. Comunque, il tour è iniziato con la traversata tra le mangrovie, dove abbiamo cercato di avvistare specie di volatili, però abbiamo visto solo due piccoli cuccioli di airone che aspettavano la loro mamma per mangiare. Pici! Andiamo un cookie. Cari, guarda come fanno, che c'hanno famina. Sembrano finti. Poi ci hanno portato in un punto dove era sicuro fare il bagno tra le mangrovie. Là. Auguri! Auguri! Che bel compleanno! Siamo qua in mezzo alle mangrovie! E in mezzo ai coccodrilli! No, i coccodrilli forse. Non ci sono! La passion si incontrò en este baile de amor, juntos siempre estaré. Bajo las estrellas nos perdemos en el compás. La corrente era davvero forte e ci trascinava più avanti del nostro gruppo. Siamo più leggeri che noi. La gente dietro. Fermami. Ci veniva da ridere perché eravamo più leggeri degli altri che invece non facevano fatica. Porti dietro. Se non ne finiamo prima. Ciao. Ci vediamo a Tulum. Avremo bruciato un sacco di calorie per stare al passo con il gruppo. Siamo arrivati su una spiaggettina. Che bello. Poi ci hanno portato in questa baia bellissima. Abbiamo poi ripreso la barca e abbiamo fatto l'avvistamento dei lamantini. Avvistamento si fa per dire, perché erano lontanissimi. Per ultima cosa abbiamo cercato di vedere il coccodrillo, ma era molto nascosto e faceva il timido. Nulla a che vedere con l'esperienza al cenote Manati, dove abbiamo avuto l'incontro ravvicinato con Pancito. Lo potete vedere nel video precedente. Prima di tornare a casa abbiamo fatto l'ultimo giro in barca tra le mangrovie e poi avevamo il pranzo incluso nel tour. Ciao Italia! Desde México con amor Argentina e Francia. Noi vi abbiamo fatto vedere l'esperienza reale per come l'abbiamo vissuta. Se vi è piaciuto mettete un like
e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Con questo video lasciamo la nostra amata Tulum, ma il viaggio continua. Restate con noi per vedere il resto. Ciao amici!